Ciao ragazze, Ciao! benvenute in questo nostro nuovo video. Come promesso, vi facciamo un video di qualche acquistino che abbiamo fatto e anche acquisti profumosi. Per esempio, ti sei dimenticata di prendere l'olio brillante che avevamo di là da far vedere? Vado subito, Si è ma non è un dimenticata. profumo? Ma non è un profumo, però noi non abbiamo soltanto preso dei profumi, perché, ecco, qui c'è il treno, ovviamente, l'asciugatrice, un video rumoroso, perché siamo andate da Yves Rocher e siamo andate mirate perché? Perché noi abbiamo sentito un profumo buonissimo addosso a una ragazza che conoscevamo perché i suoi hanno un locale in Liguria e noi abbiamo incontrato questa ragazza alla sera in passeggiata in lungomare, ci siamo salutate e abbiamo avvertito questa praticamente questa nuvola di profumo, questa fragranza pazzesca che ci ha Così. veramente, ecco, questo lo mettiamo qua perché poi vi facciamo vedere, questa fragranza che ci ha inebriate. Siamo rimaste, è vero, quando l'abbiamo sentita abbiamo detto: ma cos'è questo profumo meraviglioso? E lei ha, diciamo, aperto la borsa, ha iniziato, cioè anche gli aerei adesso, ma cos'è? Cos'è il cane che russa, l'aereo, il treno? Sembra che siamo, non so, alienate, vabbè. E quindi lei tira fuori perché non si ricordava il nome del profumo, tira fuori questa boccetta, una boccetta uguale a questa. Allora, qui stiamo parlando di un profumo di Yves Rocher, questo è un 30 ml, che si chiama Cuir de Nuit, cuoio di notte. Allora, ragazze, io questo profumo mi ha praticamente infatto innamorare, mi sono innamorata, ma Sì, è veramente ho buono. avuto una fortuna particolare Meraviglioso. perché quel giorno, in quel giorno lì, c'era una ragazza fuori dal negozio di Yves Rocher, che io in particolare sono andata al Yves Rocher che c'è a Porta Nuova per chi è di Torino. Questa ragazza faceva le tessere e per chi faceva la tessera c'era uno sconto del 40% su, mi sembra, sul primo prodotto. Insomma, sui prodotti che venivano Un po' acquistati di e in più un prodotti. omaggio. Io non ricordavo più se la tessera fosse intestata a me o a mia figlia. Combinazione, la tessera era intestata a me, quindi l'ha fatta mia figlia. Abbiamo usufruito dello sconto del 40% su questo profumo. Quindi questo profumo che veniva a costare 24 euro e qualcosa, 24,95. 24,95, noi l'abbiamo pagato su 14 euro. Quindi è stato anche un buon affare, diciamo. È caro, Sì, però come tutti i ragazze. profumi di Yves Rocher, perché comunque anche il Monoi lo paghi 20 euro, però persistenza almeno su di me zero, lo finisco in tempo zero, quindi Invece questo, comunque ragazze, su di me persiste questo tantissimo. persiste di più, sì. Tantissimo. Allora, vi dico, mi sono segnata le note, vi racconto proprio per me è Questo è stata, un intanto è 30, un 30, intanto è un profumo che io ho come l'impressione di avere già sentito, cioè mi ricorda qualche altro profumo, però non riesco ancora a metterlo a fuoco, a capire che cosa mi ricorda. Intanto è un profumo dove meraviglioso. la vaniglia la fa da padrone, ma non è una vaniglia stucchevole, alimentare, troppo dolce, nauseante, come potete, perché potrebbe sembrare un gourmand, perché al suo interno ha oltre alla vaniglia, ha le note di caffè, ha delle bacche rosa, di pepe rosa, e il cacao, quindi potrebbe sembrare un profumo gourmand. In realtà per me è un profumo addirittura secco, io lo sento secco, non lo sento assolutamente gourmand, ed è un profumo che mi ha catturato, cioè mi ha proprio catturato. Io quando me lo sento addosso, cosa che è un po' difficile in questo periodo, perché io nel periodo estivo i profumi non me li sento. Non Anch'io. riesco a sentirmeli, cioè li spruzzo, li vaporizzo e poi dopo un po' non sento più niente. Questo mi rimane proprio come scia e mi piace da morire. È la stessa scia che ho sentito addosso a questa ragazza, che
e ho voluto, assolutamente mi devi dire che profumo è, perché è stupendo. Tra l'altro, forse perché eravamo vicino al mare, io lo sentivo ancora di più, cioè proprio è stata una botta questo profumo. Allora, ecco, c'è JJ che piange, ciao, quindi è finito il video per me. Per mia figlia è finito il video. Allora, vi dico delle note di questo profumo. Allora, le note sono vaniglia tahitiensis della Papuasia Nuova Guinea, cacao della Costa d'Avorio, caffè Santos e bacche rosa delle isole Mauritius. Allora, questo profumo, vi dico, è... Adesso me lo vaporizzo perché voglio... Allora, è una vaniglia secca, però non so spiegarvi, non pensate ad una vaniglia troppo alimentare, cremosa, dolce, avvolgente, ma non stucchevole, per niente stucchevole. L'apertura è, secondo me, data da dal connubio tra il pepe rosa, comunque questa nota un po' frizzante, che quasi un po' pizzica, poi la vaniglia, il cacao amaro, ma molto, tutto molto leggero, cioè non forte, non si avverte tantissimo il cacao, è un misto tra... Il cacao è come se annusare, guardate, ecco, per me è come annusare una tazzina di cappuccino quando vi hanno messo il cacao sopra. Quindi sentite questo caffè un po' latteo, quindi leggero, e sopra questo il cacao del cappuccino, che questo profumo, un profumo simile a questo, quindi molto coccoloso, molto... che dà proprio l'idea di un qualcosa che vi fa stare bene, però non è un profumo che io definisco, cioè questo potrebbe farvi pensare, ma allora è un profumo da mettere in autunno, in inverno? No, perché sta benissimo anche a questa stagione, io lo trovo stupendo, perché è un profumo secco, è un profumo secondo me unisex, potrebbe metterlo anche un uomo, perché è particolarissimo, a me è piaciuto da morire. È un profumo che comunque non è molto elaborato, ecco, non è complicato. Ha queste note, infine sono quattro note che però sono perfettamente amalgamate, e a me piace tantissimo, da una scia molto sensuale, dolce, ma ripeto, non stucchevole, non fastidiosa, non fastidiosa con il caldo, perché poi emerge comunque questa nota, queste bacche rosa emergono e lo fanno rimanere un profumo leggero ma persistente. È veramente, a me è piaciuto tantissimo, quindi io non ve lo posso che consigliare. Come nota di cuoio, perché si chiama cuoio di notte, io effettivamente ci sento un qualcosa in questo profumo che mi ricorda Rogue di Rihanna, che comunque aveva la nota cuoiata, ma è un fondo, diciamo, leggerissimo, quasi quasi affumicato, ma proprio leggero leggero, non è invadente, quindi è veramente ottimo. E vi dico, io con questa cosa l'ho pagato 14 euro, quindi ho usufruito di uno sconto, è un eau de parfum, di uno sconto notevole, facendo appunto una tessera a mia figlia, quindi abbiamo avuto lo sconto del 40 su questo, e poi abbiamo avuto anche questa, vedete, c'era proprio benvenuti in Yves Rocher 40% su un prodotto a scelta, e poi c'era questo kit che vado ad aprire con voi per vedere che cosa c'è al suo interno, un kit di omaggio, diciamo. Allora, il kit contiene praticamente, aspettate che, visto che mia figlia non arriva più, io mi metto un po' in centrale, poi se arriva di nuovo mi sposto. Appunto, qui c'è il cartoncino dove c'è tutta la spiegazione. Al suo interno, in omaggio, c'è questa
questo praticamente, se capisco bene, un balsamo per i capelli, un balsamo per i capelli secchi e danneggiati, botanico, eccolo qua, in una confezione da 30 ml, comodissimo comunque da viaggio. E poi questo prodotto, un siero anti-inquinamento, siero quotidiano anti-inquinamento, che dovrebbe essere appunto un siero fortificante da mettere mattina e sera. Eccolo qua, non so se lo vedete. E questo qui è un 5 ml, quindi c'era questo omaggino proprio per chi appunto ha fatto questo diciamo, aderito a questa promozione della tessera. Poi ho acquistato e qui ho, vediamo se ho lo scontrino. Allora, lo scontrino diceva 4,95, ma in realtà erano a 3,95 questi shampoo da 300 ml. Qui dice appunto che elimina il 94% delle impurità che soffocano il capello. È uno shampoo antinquinamento con fruttani di agave che migliorano la circolazione del cuoio capelluto. Uno shampoo che comunque ha un'ottima profumazione, appunto uno shampoo detossinante, detox, shampoo micellare, e qui ne abbiamo all'interno 300 ml, e quindi ho voluto prendere questo shampoo. Poi ho acquistato un gommage per il cuoio capelluto che ho pagato 3,95 euro, detossinante appunto alla moringa. Questo qui è uno scrub, io sono già andata a utilizzarlo sul cuoio capelluto. Praticamente al suo interno c'è questo scrub qui che si va a massaggiare e poi a risciacquare. Fate attenzione perché, siccome contiene del sale, non vi deve entrare negli occhi se no vi brucia. E questo qui è appunto una confezione da 35 ml, pagato appunto 3,95 euro. Ne basta poco, perché comunque andate a massaggiarlo sul cuoio capelluto e poi sciacquate. Poi ho acquistato un gel igienizzante mani, pagato 3,95 al Monoi. Avevo voglia di sentire un profumo buono quando mi igienizzo le mani, perché comunque ragazze continuiamo tutti a igienizzarci le mani, perché qua il Covid non è che è terminato. E quindi questo qui mi è piaciuto molto, anche comodo nel formato da borsetta, non costa poco insomma, ma è più o meno in linea con quello della mucchina, insomma come prezzi siamo lì. Poi ragazze, mia figlia ha acquistato un olio idratante iridescente che aveva lo sconto praticamente da 14,95 l'ha pagato 6 euro in meno, quindi 8,95, ed è questo olio che già ha utilizzato, come potete vedere, corpo e capelli perlato nacré, che lascia appunto una bellissima scia dorata. E questo, ragazzi, ha un profumo pazzesco, veramente pazzesco, proprio il profumo dell'estate, il profumo del Monoi, meraviglioso, meraviglioso veramente. E quindi un olio appunto idratante, iridescente, corpo e capelli, che è fantastico. Io questa mattina me lo sono dato qui sulle braccia e mi è piaciuto veramente tanto, proprio ottimo. Quindi questo qui, un olietto appunto che per l'estate è il top. Poi ragazze, nel nostro giro fatto a Porta Nuova siamo andate in un negozio che si chiama Parfois, che vende sia bigiotteria che borse, accessori vari eccetera, e io mi sono comprata degli orecchini che erano nella diciamo nel reparto dove ci sono quelli senza nickel, perché io sono allergica a tutto, e ho acquistato questi bellissimi cerchi satinati
come potete vedere, molto molto belli, che mi piacciono anche in concomitanza con queste bandane, eccetera, e li ho pagati 5,99 euro. Sono veramente bellissimi, proprio belli belli. Purtroppo c'erano solo dorati, in questo colore oro un po' particolare, sembra un oro tra l'oro e il bronzo, molto belli. Comunque mi sono piaciuti tanto e li ho presi proprio perché erano senza nickel, quindi non mi danno allergia, non mi danno fastidio. Mia figlia poi ha acquistato sempre lì questi orecchini bellissimi, che adesso non so dirvi il prezzo. Sono fatti così a foglia, un po', vedete che belli, sono molto particolari anche questi. Di questi non so dirvi il prezzo, vediamo se li trovo, ma 3,95 dicono dalla regia. Bellissimi, molto carini, molto estivi, molto belli belli. E poi ha acquistato questo anello a 5,99. Guardate che bellino questo anello, così fatto con questo nodo, così bello bello. Penso di prendermelo anch'io questo anello, perché ecco, è bellissimo. Proprio... stavo allattando e cambiando il pannolino. Eccoci, avanti, mi risposto. Quindi questo a 5,99. Sì, e c'era così oppure di questo colore qui. Ecco, quindi sempre anche questo senza nickel. Poi siamo passate da Tally Whale, dove ho comprato un'altra maglietta, un'altra maglietta di queste qui con Prince sopra, perché ragazze non volevo poi che se mi si, cioè che se mi si fosse rovinata in un lavaggio non averla più, e quindi ne ho acquistata un'altra di queste magliette, tra l'altro 4,99 pagata, costava 15,99. Sempre nella XS, però sono grandissime ragazze, cioè XS, guardate che roba, per me è enorme, ma comunque la metto un po' over, così va bene lo stesso. Molto molto carina, molto molto carina questa, e quindi ho voluto prenderne un'altra. Mentre mia figlia, sempre da Tally Whale, ha acquistato questa gonnellina, anche questa qui in saldo, perché questa qui l'ha pagata 4,99 da 22,99 che veniva, ed è una gonnellina leggera, proprio estiva, a balzine, molto carina come copricostume, adesso che se ne va a Tenerife, è proprio carina e adatta, molto bella. Se ci fosse stata un po' più lunga, con una balza in più almeno, me la sarei comprata anch'io, perché mi piace molto. Poi ragazze, vi faccio ancora vedere, e poi chiudo il video, vi faccio vedere cosa ho preso, ordinato da Avon, ancora della scorsa campagna, perché mi sono piaciute troppo, e sono i matitoni che vi avevo fatto vedere. Allora, i matitoni, comprati dal catalogo delle offerte che mi aveva fatto vedere la mia presentatrice, alla quale mando un bacione. Praticamente questa qui è sono quattro matitoni, e sono, allora, uno il Chestnut Flare, anzi ne ho presi due così, perché ho detto uno lo voglio per me e uno lo lascio a mia figlia, e sono appunto la linea Precious Art, e vi faccio vedere il colore che vi avevo già mostrato l'altra volta. Vedete questo bellissimo marroncino, non so, è uscito fuori così, questo molto bello. Questi rimangono tutto il giorno, non si muovono su di me, restano tutto il giorno, quindi due così, poi uno nella tonalità Sahara Sands, ed è, ovviamente ha chiamato mio marito mentre io sto facendo il video, questo è molto dorato, bellissimo, e ce ne ho già uno in uso che tra l'altro ho messo sugli occhi, quindi insomma non lo apro, ma è dorato. E poi l'altro che è nella tonalità Wilderness, quindi è questo qua, vi faccio vedere com'è. È una tinta leggermente bronzo,
vedete, un po' bronzo. Bene ragazzi, io vi ho fatto vedere tutto, fatemi sapere se conoscevate questo profumo di cui vi ho parlato. Un grosso bacio. Il video anche per me, devo dire, sempre molto presente. Alla prossima, ciao a tutti.